Federico, una vittoria al 96esimo è più la sofferenza o la gioia? Perché è stata veramente una partita per emozioni forti. Sicuramente fino al 96esimo è stata una sofferenza, dal gol in poi è stata una gioia infinita, perché questi 3 punti sono fondamentali e chiudere la stagione con una vittoria, fa morale e ci fa staccare un po' la spina con un buon umore. Stefano Bobetti, giornale di Vicenza. Mister, come mai la tua squadra non è riuscita a sfruttare l'uomo in più? Perché a volte chi rimane in 10 raddoppia un po' le forze, le triplica e magari si sono chiusi un po' di più e a volte il calcio non è fatto di una regola fissa e a Cornedo siamo rimasti noi in 10, abbiamo vinto la partita 3-0, bravi anche lo Schio comunque, è una squadra organizzata che ha fatto una buona partita. Sandro Scalabrin, Sport Montecchio. Il bomber Guccione si è visto proprio nel momento più importante. Cosa dire a Giovanni che si sta impegnando molto e sta crescendo anche diciamo, nelle sue imprese? Guccione è uno degli attaccanti più forti della categoria. Noi siamo fortunati ad averlo. Certo. I grandi giocatori poi hanno dei guizzi e oggi Guccio alla fine ci ha risolto la partita. Ecco, visto che oggi siamo alla fine dell'andata, ti chiedo un voto del calcio Montecchio per questo girone di andata. Ma io il voto che do al gruppo ai ragazzi è molto alto, perché se riavvolgiamo il nastro, siamo partiti a luglio, ai primi di agosto, con una squadra nuova, ragazzi nuovi, staff nuovo, e non era facile trovarsi al 19 dicembre secondi in classifica, facendo un buonissimo percorso, e perciò il voto sicuramente è alto. Beh, oltre che il voto alto sui valori in campo, io direi che bisognerebbe dare un 10 lode per la voglia di raggiungere il risultato massimo. Sì, noi abbiamo un obiettivo importante, la società ce l'ha chiesto, noi gruppo abbiamo un obiettivo importante in testa, che è quello lì Certo. di provare a dare fastidio al Villafranca fino alla fine. Ci proveremo, come ho detto prima, sono contento perché i ragazzi danno tutto e loro ci credono, noi ci crediamo, perciò questa vittoria di oggi vale tanto. Sì, queste vittorie che sono proprio all'ultimo istante hanno un valore aggiunto. Sì, fanno capire che cerchiamo la vittoria a tutti i costi fino alla fine, no? Magari una squadra potrebbe essere nervosissima, magari che non trovi il gol al 95esimo, invece noi sì, un po' nervosi e tutto, ma siamo riusciti a portarla a casa e questo è una cosa molto importante. Grazie. Poi colgo l'occasione per fare gli auguri a tutto il popolo di Montecchio, alla società, ai tifosi che ci sono stati vicini in questi mesi. Ai giocatori, allo staff, al presidente, auguri a tutte le famiglie di un felice Natale e buon anno nuovo. Siamo qui con Tommaso Pecoraro, autore del gol che aveva sbloccato la gara. Tommaso, una partita dalle emozioni forti, però a volte vincere al 96esimo dà ancora più soddisfazione. Sì, certo, loro sapevamo che erano bravi. Una bella squadra con dei bei giocatori, è stata dura, però alla fine abbiamo portato a casa il risultato. Stefano Bobetti, giornale di Vicenza. Tommaso, tu hai fatto il primo tempo come play basso e dopo invece il mister ti ha portato un po' più avanti. Qual è la posizione dove ti trovi meglio? Beh, sicuramente preferisco più mezzala destra che play basso, anche per caratteristiche. Sì, il mister aveva pensato a un tipo di partita come play basso, poi ha scelto di mettere Raul play basso appunto, anche per caratteristiche, per tenere più la palla e basta, ha funzionato, diciamo. Sandro Scalabrini, Sport Montecchio. Tommaso, tu sei di Schio, non ci hai mai giocato e oggi hai insegnato allo Schio. Che strano il calcio. Ah sì, no, non ho mai giocato a Schio, però dai, sono contento comunque di aver fatto gol oggi, anche un gol diciamo importante, ho sbloccato la partita Certo. e
Dai, è andata tra l'altro tu hai un bel tiro, per cui sì sì, no, ringrazio Buccione per l'assist e è andata bene così. Ma scusa un attimo, dalla tribuna si vedeva poco, no? C'è stato qualche, diciamo, qualche fallo, qualcosa durante il gol, oppure anche nel secondo si è visto qualcosa, oppure è stato tutto chiaro, almeno dal campo? Ma in che senso nel secondo gol? Nel primo e nel secondo gol, siccome si vedeva poco sinceramente dal campo. Ma no, falli no, non ce ne sono stati, dai, la palla è arrivata lì, ho calciato, ho fatto gol, e anche il secondo la palla è arrivata a Guccione e è andata bene così. Grazie mille. Grazie. Siamo qui con Filippo Toniolo, classe 2003, debutto assoluto in prima squadra. Filippo, l'emozione di debuttare in una partita del genere in un campo così e con una vittoria molto, molto sofferta? Allora sì, l'esordio è stato molto emozionante, più che altro non mi aspettavo di entrare, però come dice sempre il mister è importante sempre tenersi pronti e appunto mi sono tenuto pronto anche se ho giocato poco, ma ci sono. Stefano Gobetti, giornale di Vicenza. Filippo, hai qualche giocatore di riferimento al quale magari, diciamo magari tu ti ispiri? Possiamo dire anche Sergio Ramos, mi piace molto il suo modo di giocare, mi ispiro un po' a lui, e ecco a Sergio Ramos appunto. Sandro Scalabrini di Sport Montecchio. Le tue caratteristiche, dove puoi e devi migliorare? Allora, dove posso e devo migliorare è un po' la velocità, secondo me, il cambio gioco, il cambio di direzione e anche un po' la visione di gioco e anche il piede destro, se possiamo dire, sì. Grazie.